Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e questo è il prossimo. Cioè, cosa vuol dire? No. Questo è un nuovo episodio di Magic Duels Shadow Over Innistrad. E teoricamente dovrebbe essere l'ultimo episodio di questa campagna. L'arcangelo Avacyn. Oddio! Avacyn, ve lo ricordate? L'avevamo sconfitto nello scorso. Nella scorsa serie, in Magic 2015. Un tempo protettrice di Innistrad irrompe nella cattedrale in un turbinio di ali insanguinate, lasciando dietro di sé una scia di distruzione infuocata. La mente di Avacyn è un labirinto di frenesia turbolenta che fa vacillare il telepate. Sebbene anche Tamiyo sia scosso dalla follia dell'arcangelo, accorre in aiuto di Jace. Avacyn, che cavolo di fine hai fatto? Così tutto rovinato, tutto stroso. Oddio. Guardate com'è ridotta. Oh, cribbio. Non abbiamo mana, dobbiamo cambiare mana. Però intanto vediamo che c'è un'ispettrice di Traben bianco, quindi avremo un mazzo bianco-blu, indaga, osservatore silenzioso, affrontare l'ignoto, indaga, poi una creatura bersaglio prende più uno fino alla fine del turno per ogni indizio che controlli, tarpare le ali. Questa è proprio basata sulla situazione in cui ci troviamo. Ogni avversario sacrifica una creatura con volare. Però devo cercare una nuova mana perché non ho mana. E mi spiace ma dobbiamo ricominciare il duello perché non avevamo possibilità davvero. È inutile registrare 20 minuti se poi alla fine non abbiamo mana e quindi iniziamo in una situazione di pesante svantaggio. Cosa è capitato? Ci possiamo provare, abbiamo delle fortezze, Geist delle segrete che a volare, un altro Geist delle segrete, lo Storm Geist. Abbiamo un sacco di creature con volare, ma suppongo che anche lei ne avrà parecchie. Forse un bianco nero addirittura, o un bianco rosso. Allora, qua mi dice, gioca le terre selvagge in evoluzione. Ok, ci sta. E l'attiverei anche. Foresta... Ma no, abbiamo tre... Possibile che abbiamo anche il verde. Prima mi è sembrato di vedere un bianco. Abbiamo una foresta e una pianura. Ma infatti c'è una pianura qua. Un'isola però. Abbiamo anche del bianco. C'è poco mana comunque là dentro, eh. Per essere un mazzo di 50 passa carte, 60 carte, c'era davvero poco mana. Ah, il costo 6 lo trasforma in che cosa? In un 4-2, oddio. Però per ora è un difensore. Però non abbiamo niente da giocare perché abbiamo mana ma non abbiamo creature. Fortuna che la sua è un difensore, quindi per ora non dobbiamo preoccuparcene. Però ecco, gioca qualcosa. Lama del popolo paranoica. Delirio. Prende più 1 più 0 fintanto che ci sono 4 o più tipi di carta tra le carte nel tuo cimitero. Ok.
potrebbe diventare un po' pericoloso quello. Questo è uscito. Vescovo trapassato. Se ne è di foresta e poi giochiamo il vescovo trapassato, almeno abbiamo qualcosa con cui difenderci. Se per caso attacca dovremmo poterlo uccidere. Tra l'altro il vescovo trapassato a volare. Ottima questione. Così lui probabilmente non attaccherà. Oddio, no. Attaccherà. Perché si è uppato tutti. No, non blocco. Non mi piace questa storia, eh. Però mi piace il mazzo che ho. Mi sta ispirando. È uscito. Niente di che, noi avremmo bisogno qua di... Mi dice di giocare la pianura, se è quella che mi serve di meno. Qua ho bisogno di due blu. Noi avete capito la scusa. Così posso giocare per esempio il Geist. E tappare per sempre una creatura, ottimo discorso. Intanto che controllo il guy, quello resterà tappato. Buono. Questo a volare? Non ancora. A che costo avrà a volare? 6. Per ora non ce l'ha, vado ad attaccare col vescovo quindi, sì. Ok, per cercare di pareggiare un po' la situazione. Credo che sia, che sarà una battaglia più lenta della passata, eh. E sarà forse anche abbastanza difficile, nonostante tutto, cioè dopo tutto è il boss, diciamo. Ok. Mietitrice della schiera Selena Argento. Delirio. Sacrifica un'altra creatura, la mietitrice della schiera Selena Argento prende più 2 più 1 fino alla fine del turno. Sempre se ci sono più di tot carte diverse nel cimitero. Questo incantesimo però mi rompe l'anima. E non ho niente per romperlo. A questo punto io proverei a giocare una pianura. Ma non ho capito perché mi diceva di giocare la pianura. Perché questo funziona come blu. Ce l'avevo già due blu. Ok. Questa cos'è? Saggia delle tradizioni ataviche. Numero di carte nella tua mano. Ah, si continua a trasformare in un modo o nell'altro, ma io vado verso il niente carte. Questo qua è anche pari al numero di carte nella tua mano, Cribbio. Non gioco questo però. Scegli una creatura da tappare forever. No, fin tanto che ce l'ho in mano. Però è un'ottima cosa bloccare. È un'ottima cosa bloccarle quelle perché va a volare. No, non affronto il nuovo tipo che non ho in daga. Attacco con entrambi però. Così 5 pizze non gliele leva nessuno. Ah, ma si mette bene, ho dovuto mettere in riga lo scorso anno. Terminare di nuovo di brutto. Poi lo scorso anno era per tipo dimostrare che eravamo abbastanza forti, che ne so io. Attacca, ma giocherà qualcosa. Non gioca niente? Sì. Un'altra di quelle tre pirotte là che non mi piace per nulla. E cosa gioca di altro? Cribbio, guadagna 5 punti vita. Quando la sacrificherà?
Allora, gioco la foresta, poi giocherei. Non so se giocare l'assalto delle tradizioni ataviche. Quasi quasi sì, fin tanto che ho delle carte in mano. Devo mantenermi delle carte in mano. Sarà un 3-3 però. Boh, continuo, vedo cosa mi consiglia poi lui dopo. Ora attacca, credo che dovrei saltare. Credo che mi convenga saltare, perché se attacco lui me ne uccide una. Vediamo cosa mi consiglia lui. E tra l'altro, no, se mi uccidesse una di quelle, di queste due, sbloccherebbe le altre, no? Devo saltare l'attacco. Non so a sto punto se giocare questa, la sedia delle tradizioni ataviche o il servitore silenzioso. No, gioco il servitore silenzioso perché è un ottimo blocco per la mietitrice della schiera Selena Argento. Se per caso se ne rendesse, si rendesse necessario il suo utilizzo. Io queste carte proprio non le voglio, non mi piacciono perché sono destinate a morire prima o poi. Cosa ho fatto? Ah, ok, terra selvaggia, ho pescato una. Ma no, non un altro. Ebbene, gioco uno. Pescato. Ah, quando entra peschi una carta. E intanto la rigioco con la carta. Se attacco con entrambi mi pinza quello, non devo aspettare. Trasformato, non è più difensore adesso, è un 5-3. Secondo me ha qualcosa, perché altrimenti non attacca così a random, eh? Invece no. Il casino è che ha tanto cautela, quindi può restare là in difesa ancora. Questo trasformato è diventato un 5-5 perché lui ha una carta in mano. Non so se giocare alla foresta o se tenermelo 5-5. No, io tengo la foresta in mano così posso attaccare con questa. E o me la fa passare o sacrifico una creatura. Ok. Quello che volevo. Ottimo, è proprio quello che volevo. E gioco un'altra saggia delle tradizioni ataviche. No, ma io voglio tenerla in mano. È vero che avrei più mana in campo, ma io voglio tenermela in mano per tenere una buona forza su saldo delle tradizioni ataviche, perché sto giro sarà ancora più potente. Cosa gioca Serafina dell'Alba? Oddio, volare regalami vitale 2-4. Beh no, poteva essere molto peggio. Si è trasformato un'ispettrice di Traben
attaccherei di nuovo con la saggia delle tradizioni ataviche. E soltanto con lei. Così appunto o prende 5 danni o sacrifica una creatura. Decide di sacrificare una creatura. Quale delle due probabilmente la sacrifica? Ci sta. E non so se giocare lo Sturmgeist a questo punto. Gioco lo Sturmgeist con l'obiettivo di fare lo stesso discorso. E passo oltre. Ah, ho preso 5 punti vita scartando quella. Brutto discorso. Non ne hai presi di più. Ne hai presi. Forse il doppio, forse ne hai presi 10. Non mi ricordo quanto era quello. Ogni avversario sacrifica una creatura con volare. Potrebbe essere il modo per tirare su quella, eh? Sì. Perché se sacrifica quella non ha più niente con cui bloccare. Io questa ce l'ho 4-4, ma vuol dire che posso attaccare con tutte volendo adesso. Ah no, si è sacrificato quella bloccata! E io non so quale di queste due ha quella. Beh, vado ad attaccare comunque con lo Sturmgeist. Male che vada si sacrifica quello. Ma non blocca. Si blocca. Ottimo, ottimo, ottimo. Ora potrei effettivamente giocare la foresta, giocare l'ispettrice. Così indago. Questo sarebbe anche un ottimo discorso da fare. Metterei questo e giocare anche i misteri di Ulvenwald. Sì, Ulvenwald. Ho un indizio e due indizi. Sai che mi fa avere due indizi? Questo forse? Sì, perché ho giocato una magia e quindi indago. Una creatura bersaglio prende più uno per ogni indizio che controllo. Ho due indizi. Quindi potrei uppare uno di due, arrivare a 5, sarebbero 5, 5, 10, no. Continuo. Però questa adesso ha qualche senso averla, perché ho degli indizi. Redentrice della notte dorata. Quando entri nel campo di battaglia guadagni un punto di vita per ogni altra creatura che controlli. Porca miseria! Si sta uppando troppa vita. Così abbiamo un altro indizio. Potrei potenziare qualcuno di 3 e fare per esempio un 6-6 e andare ad attaccare con un 6-6 sperando che mi blocchi. Non lo bloccherà un 6-6 perché sarebbe un morire a caso. No, lo tengo. Lo tengo questo perché dovesse averci un ancora più potente, meglio ancora. Salto l'attacco. Continuo. L'obiettivo sarebbe quello di avere altri indizi. Se riesco a giocare qualche altra magia non troppo costosa, ho altri indizi, quindi potrei fare una valangata di punti su una sola creatura. Che sarebbe una buona cosa. Dovrei riuscire a togliere di più. Serafina dell'alba.
Tanto che tra l'altro non so quale di questi due sta bloccando quella. Quello non mi piace, non ho bene idea di come risolvere questa situazione di stallo, perché fin tanto che lei ha tutta questa vita è un po' problematico sacrificare delle creature. Non attaccherà perché è in inferiorità numerica. Cosa gioca? E se non altro adesso so che posso attaccare con questo, perché non ha più niente di bloccato. Allora e probabilmente lo userò. Si sacrificherà questa probabilmente, ma attaccherà con tutti e due. E dopo userò gli indizi. Ah, perché giocandola è vero, avevo un altro indizio. Quindi farò ancora più danni, ma... Non so se a questo punto attaccare con tutto, ma forse mi faranno passare questo. Io voglio provarci. Voglio vedere come reagisce. Me lo fanno passare. È stato... Forse svantaggioso perché ho perso due creature, ma mantengo comunque un vantaggio e adesso posso usare gli indizi volendo. Adesso ho 6 indizi tra l'altro. Ne uso un po', eh? Mi gioco un po' di soldati 1-1. Se beccassi qualcosa di diverso dalle isole potrei anche rifarmi qualche indizio. No, mi vengono solo isole. Beh, giocherò un'isola, anzi devo dire. Questi non possono difendere, scusate, perché non mi hanno... Ah, perché quello è in volare, ottimo. Mi piace. Allora, gioco un'isola e gioco viaggio verso il nulla con cui esilio questa. Questo tra l'altro non costa tanto, quindi dovrei avere un indizio, vero? No, perché...
un incantesimo. No, perché ho perso il maghetto qua. Sì, quindi niente più indizi gratis. Quello che potrei fare però è usare gli altri due indizi per pescare carte e avere soldati. Con cui andare ad attaccare. Esatto, il boschetto di petali solari. Ma che terre va? Ah no, anche una talpa del cimitero che andrei a giocare. Così ogni indizio che sacrifico mi dà 6 punti vita. Allora io andrei ad attaccare qua tutta sta roba qua. Magari me ne uccide uno. No, probabilmente mi ucciderà questo. Ispettrice di trappe. Ma facciamo così. No, non voglio sacrificarmi quella, A parte che ha 4 di vita, se mi attaccasse questa non ci morirebbe. Uccide un soldato, ci sta. Però comunque faccio passare 5 pizze. Che ci stanno. E comunque 17 punti vita che sono tantissimi ed è passato un sacco di tempo e ancora non abbiamo risolto nulla. Salto il blocco perché questo me lo ucciderebbe. Crebbio cosa gioca? Lama del popolo paranoica. Prende più uno. Potrei però esiliare quale delle due? Questo attacco improvviso, delirio. E cautela. Ok. Questa secondo me sarebbe meglio bloccare questa, perché questo qua non è neanche troppo difficile da uccidere. Fa tanti danni ma ha tanta vita, quindi, e poi non ha volare. Io andrei ad attaccare con tutti quelli che posso usare. Con tutti, perché con tutti? Mi ucciderebbe di sicuro quello più potente, che sarebbe lui. No, vado ad attaccare solo con i soldatini in piombo qua. Ne sacrifico uno ma gli faccio passare 4 danni comunque. Che qui tanto loro uso un po' quello di carne da macello, nel senso che non è che hanno comunque tante altre possibilità di sopravvivere. Se non altro porto 16. Senza rimetterci per questo nessuna carta. Ok, non ha altre creature da giocare. Neanch'io in realtà. Però posso andare di nuovo a sfruttare lo stesso. Ah, ma quello a volare, stupido, potevo ben usarlo questo. Gli altri no, ma quello sì. Mi fermerà una delle creature soldato, ma gli farò comunque 6 danni. Le farò 6 danni, dava sì. Scusate se schippo tutta questa mini animazione, ma perché è passata mezz'ora e ancora non abbiamo risolto la partita, quindi... Cosa gioca? Angelo della Redenzione. Mi esilia una creatura. Oltre ad avere 7-7, mi esilia questa. No, perché non me l'hai esiliata? Ah, ogni qualvolta infligge danno? Questo vuol dire che copio
qualsiasi creatura, solo che entra con 8 segnalini in più. 10, sì. E copierei questa. Sai che botta enorme. Sai che io andrei ad attaccare con quella? Salto l'attacco o attacco con questi tre. Salto l'attacco. O ha qualcosa con l'esiliare o è chiusa. Perché questa da sola può comunque sopravvivere all'attacco di entrambe. Anzi, mi sei stata utile giusto per essere copiata. Te, vattene. E ora attacco. Con tutto, dai. Ok, blocco una talpa. Ci sta. Ma mi sembra che l'ego alterato le farà un pochettino di danni. Qua non schippiamo perché è davvero... Quella carta ha rivoluzionato il tutto. Il Geist, 3 danni. Ispettrice, 1 danno. Talpa, 2 danni. 3 soldati, 3 danni. E per l'ultimo punto vita arriva il nostro angelo della redenzione. Cioè il suo angelo della redenzione. Bella partita, queste sono quelle che danno soddisfazione. Queste sono quelle che danno soddisfazione, bella. Mi è piaciuto questo mazzo, davvero. Forse uno dei migliori con cui ho giocato durante questa Magic. Ho controllato 5 artefatti. Proprio quando Jace e Tamio credono di essere. Proprio quando Jace e Tamio credono di essere riusciti a contenere Avacyn, l'arcangelo scatena su di loro tutta la sua furia, la cattedrale si sgretola e i Planeswalker vengono scagliati al suolo. Oddio! Colpo di scena! Non era l'ultima! Non era l'ultima! Colpo di scena, ci vediamo allora giovedì con il prossimo episodio di Magic Mozzafiato, in cui dovremo menare di nuovo Avacyn, probabilmente più forte di prima. Wow, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'avete già fatto, lasciare un commento, io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.